Allora, buongiorno, buongiorno Edoardo. Buongiorno, Ciao. buongiorno a te. Come stai? Bene, un po' compresso per questa quarantena, però mi sto tenendo attivo e diciamo musicalmente attivo Come soprattutto, quindi dicono in Inghilterra, never give up. Non bisogna mollare mai. Ascolta, esatto. io ti conosco e abbiamo avuto modo di parlare ampiamente, ma ti va di spendere due parole per far sapere ai nostri amici, chi ci sta guardando, chi è in Certo. realtà Edoardo Casini? Certo, allora io sono un ragazzo di 30 anni, compiuti a gennaio, mi occupo di diverse cose, ma soprattutto di musica a 360 gradi e di ricerca. Per quanto riguarda la musica ho pubblicato diversi dischi, EP e singoli negli ultimi 10 anni, insomma, di vario genere che oscillano da rock all'heavy metal, insomma, soprattutto progressive metal. E per quanto riguarda la ricerca, insomma, ho fatto diverse conferenze, poi magari ne parleremo, insomma, dopo in profondità. Sì, assolutamente, nel modo più assoluto. Infatti Sono di Castello so che del Lago. Sì. sei estremamente attivo sotto il profilo musicale. Sì, sono molto attivo, in questo momento ho una manciata di progetti molto importanti, nel senso che ho diverse band, alcune sono in studio, altre che insomma si occupano anche di live. La mia band principale sono da circa 13 anni, i The Source. Sì, conosco. Abbiamo pubblicato un album nel 2013 che si chiama Dirty Happiness e ora a settembre uscirà il successore che si chiama Ambition. È uscito il primo singolo tratto dall'album proprio questo marzo, uscirà per un'etichetta di Torino che si chiama Rockshot Records e oltre ai The Source ho un progetto solista, due gruppi death metal e vari altri progetti che oscillano tra il prog, il djent, il rock, eccetera. Quindi Allora, diverse cose. sì, assolutamente. Volevo ricordare, a beneficio di chi sta guardando questo video, che tutti i link possibili e immaginabili li trovate qui sotto nella descrizione del video, dove potrete tranquillamente andare a trovare Edoardo Casini e tutti i suoi progetti musicali, passati, presenti e ovviamente futuri. Ascolta, imbracci la chitarra, come ti dicevo prima, sei arrivato armato ben armato, Sì. ben equipaggiato. Non si sa mai, no, scherzo. Comunque sì, stavo suonando stamattina perché sto lavorando a diversi progetti, appunto, come ti dicevo, e insomma non è mai Sei avuto occasione infaticabile, sei per... infaticabile, sempre al lavoro sei. Bravo. Esatto. Ascolta, ma una domanda ce l'ho, ma tu come sei arrivato alla chitarra? E perché sei arrivato alla chitarra e non magari cioè quale percorso hai fatto, rispetto magari a diventare percussionista, che so? Guarda, molto semplice, io ascoltavo già heavy metal da qualche anno, io ho iniziato ad ascoltare musica a 11 anni con un disco dei Linkin Park che mi ha regalato mio zio, fratello di mia madre, Graziano, che saluto tra l'altro, magari vedrà la diretta, il video più in là, Magari. e ascoltavo già tutta una serie di band guitar oriented, quindi con chitarre distorte, assoli e cose Power varie chord. fondamentalmente, power chord, speed picking, eccetera. Quindi avevo già poi degli amici che suonavano chitarra, insomma, nel paese dove sono nato, cresciuto e dove tuttora vivo, Castiglione del Lago, e quindi ho detto, cavolo, voglio suonare anch'io chitarra, voglio anch'io emulare i miei idoli, e sono andato da un grande insegnante, che era appunto anche l'insegnante di questi miei amici, tra virgolette, e fondamentalmente ho iniziato a 14 anni e mezzo a suonare chitarra, insomma. E ti sei dedicato solo a quello, oppure hai avuto modo di approcciarti anche ad altri tipi, ad altri strumenti musicali che siano diversi dalla chitarra?
Guarda, io tendenzialmente allora rispondo sempre così a questo tipo di domanda, nel senso che la chitarra è lo strumento dove mi esprimo al meglio, perché è lo strumento più anziano dal punto di vista del tempo, insomma, che gli ho dedicato. Però suono anche il basso e canto anche, quindi mi sono dilettato anche come cantante, insomma, per esempio nel mio progetto solista Edoardo Casini suono basso, chitarra e voce, quindi fondamentalmente... Un polistrumentista? Sì, produco anche, insomma, quindi mi occupo anche di missaggio, mastering, sì, produzioni lo so. Varie... Ho avuto modo di vedere il tuo video, l'ultimo che è uscito del tuo brano, anche quello troverete il link in descrizione per andarlo a vedere chiaramente. E in merito ti faccio i miei complimenti perché è veramente una bellissima produzione, veramente. Complimenti, complimenti vivissimi. Ascolta, fra i tuoi tanti innumerevoli progetti ho fatto insomma delle ricerche, ma questo... Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa. Io allora ho visto, scusami, ho visto, no, meno male che mi sono portato il tè, così almeno ogni tanto bevo, mi sciacquo un po' la bocca. Ho visto, ti dicevo, ho visto in rete insomma un buon numero dei tuoi video. Poi entreremo più nello specifico su una tipologia di video che mi interessa in particolar modo, per cui ecco quello che ti volevo chiedere, possiamo dire che diciamo il tuo punto di riferimento musicale principale è l'heavy metal, per cui sei un, sì, sei un metallaro, lo possiamo dire? Diciamo di sì, nel senso che non sono un metallaro old school, anche se ho ascoltato tutti i dischi metal classici, dai Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, Judas Priest... Anni 80-90, stiamo parlando di anni 80-90, quell'arco temporale. Soltanto che a me piace molto il metal moderno, quindi il progressive metal, il gent, il mathcore, comunque generi moderni di heavy metal, quindi gruppi come Meshuggah, Dream Theater, Periphery, il... eccetera. Alcuni dei nomi a me sconosciuti, mea culpa, ma io sono un grande ignorante. Li passerò poi in un secondo momento. Assolutamente devi. Ascolta, e c'è qualche altro genere musicale al quale ti avvicini o magari no, un genere musicale che ti piace di meno, se c'è, insomma, ecco. Allora, parto dalla fine. Un genere musicale che a me non piace per niente, sarà una risposta un po' banale, è la trap. La trap non la supporto, nel senso non aver mai ascoltato, a parte qualche cosa di produzioni di amici vari, insomma, che non sono male per niente, veramente è molto difficile trovare, secondo me, produzioni trap soprattutto americane o comunque d'oltreoceano valide, perché comunque è un genere, lo conosciamo tutti insomma, no? Che non si focalizza sulla tecnica, sulla musicalità, ma è tutta immagine fondamentalmente, no? Di musica c'è ben poco, mentre un genere che a me piace molto, che sto scoprendo insomma soprattutto negli ultimi anni, che ho scoperto soprattutto negli ultimi anni, è il jazz, soprattutto la fusion e il free jazz. Io studio per una questione di tecnica chitarristica spiccia, soprattutto le basi, comunque i dischi di Alan Osworth, di Pat Metheny, di tutti questi grandi, Frank Gambale, questi grandi jazzisti che hanno dato tantissimo alla musica. È ovvio che è un genere che non è che ascolto all'acqua di rose così come l'heavy metal, perché... Ci deve essere uno studio dietro, dici? Beh, ti devi mettere lì 3 ore, 1 ora, 10 minuti, quanto vuoi, però il tuo disco sta lì a pensare, ah, ora ha fatto questa scala qua, ora ha fatto questa armonizzazione qua. Cioè, l'heavy metal metti su un disco a tutto volume inizia a roteare la testa, nel senso è molto più semplice, insomma. È molto più intuitivo, è molto più intuitivo. Sì, 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 sì. E c'è qualche altro?
E c'è qualche altro genere al quale non voglio dire Guarda, tu sia legato, però che magari allora, ascolti con più frequenza? sottintendo che amo tutti i generi metal, credo che esistano delle band valide in ogni sottogenere metal, dal black metal al new metal, al crossover, eccetera. Allora, io adoro per esempio il post-grunge e l'alternative rock, quindi tutti artisti stile Stained, Breaking Benjamin, Seether. Perché anche la mia voce, io ho sviluppato la mia voce cantando i pezzi di queste band fondamentalmente. Ovviamente anche i Tool, anche se non sono post-grunge, tutt'altro. Però a livello vocale rassomigliano molto. Ma tu Poi, canti in growl? rock. Come? Canti in growl? No, io cantante non barissimo, Wow. baritono. Insomma, fondamentalmente classico, insomma. Ho capito. Va bene, ascolta, cambiamo un attimino, se sei d'accordo, cambiamo un attimino, prendiamo un'altra strada. Allontaniamoci un attimo da quelli che sono i nostri gusti personali musicali. Io nel guardare tutta la tua videografia, videoteca, mi sono soffermato, e questo infatti è una cosa che mi piacerebbe approfondire con te il discorso, se possibile, quanto più possibile, scusa il gioco di parole. Ho visto nella tua videoteca che tu hai trattato moltissimo, hai fatto anche parecchie conferenze relativamente al discorso della frequenza sonora dei 432 Hz. Allora, come lo dico a beneficio di tutti quelli che stanno guardando il video, come voi ben sapete, oggi nel mondo si suona su una frequenza che è del 440 Hz della naturale. Pioniere di questa teoria, uno dei pionieri di questa teoria del 432 Hz, per cui abbassare l'accordatura dell'A, è appunto Edoardo Casini. Allora, Esatto. ti va di spendere due o tre parole, o anche 2 o 3.000, cioè veramente appunto, ti do il là e tu parti. Ci puoi dire qualcosa sul 432, per favore? Allora, 432, innanzitutto grazie per la domanda, perché comunque insomma molti mi richiedono delle informazioni, quindi è un'ottima occasione per parlarne. Certo. Allora, io innanzitutto come ho incontrato il 432? Stavo studiando produzione musicale fondamentalmente in Inghilterra, sono stato 3 anni in Inghilterra a formarmi in un'accademia musicale, Dove? Dove, se posso sapere? a Guildford, vicino Londra, insomma, Sì. 20 minuti di tram da Londra, nel Surrey. E un mio amico che faceva il produttore, insomma, un giorno aveva intuito che io ero appassionato di temi strani, no? Complottismo, ricerca alternativa, cose varie. E mi disse in inglese, Have you heard the story of the 440 and the Nazis? Della serie traduco, hai mai sentito la storia dei 440 nazisti, no? E io dissi, no, Cosa? What? what do you mean? E da lì si è aperto un mondo, ci feci la tesi di laurea e un piccolo documentario che puoi tra l'altro anche ritrovare su YouTube, sul mio canale, che si chiama The Sound of the Sepultura. Quindi ho iniziato la mia Ricordo, ricerca. perdonami Edo, ricordo a tutti quanti, io lo so, sono ripetitivo, che trovate tutti i link delle argomentazioni e video che stiamo parlando con Edoardo oggi, adesso, trovate tutti i link in descrizione a questo video. Scusami, volevo solo fare questa precisazione, perdonami, vai. Nessun problema. E quindi fondamentalmente ho iniziato questa ricerca che è durata circa, oggi siamo nel 2020, 8-9 anni, nel senso che dopo la tesi ho continuato a aggiungere materiale, sentire persone, informarmi, insomma, tutto l'ambaradan.
E ho pubblicato, diciamo, nel 2018, mi sono un po' rotto le scatole, ho detto cavolo, voglio uscire allo scoperto con una conferenza dove tratto appunto questo tema, che si chiama 432 Hz, l'inganno sonoro, lo potete trovare su YouTube, che appunto ha avuto un successo a dir poco inaspettato e molto importante, siamo oltre 100.000 visualizzazioni. Dove hai fatto questa conferenza? Che luogo è? La libreria esoterica Cavour di via Cavour a Perugia. Perfetto. Perugia. Tanto saluti ai ragazzi della libreria, quindi magari vedranno il video. E long story short, nel senso cerco di fare un breve riassunto. La mia tesi è che praticamente il La 440 Hz, imposto in maniera molto probabilmente dalle mie fonti e quelle dei vari altri ricercatori riguardanti questo tema, non democratica, quindi imposta in maniera non democratica tra gli anni 30 e gli anni 40, abbia degli effetti nefasti sulla psiche e sul corpo delle persone, fondamentalmente. Quindi la musica che noi ascoltiamo contiene un veleno che ci fa del male. Questo è un po' il riassunto di tutta la situazione, fondamentalmente. Mentre la frequenza, la 432 Hz, suffragata da tutta una serie di ricerche, studi scientifici, esperienze empiriche, testimonianze, eccetera, ha non solo degli effetti positivi, ma secondo me suona anche meglio del famoso La 440. E questa è una cosa che, tra virgolette, ho notato anche dalle varie esperienze mie personali, nel senso che tutti i concerti che io faccio, il 99% sono tutti 432, indipendentemente dalla qualità della musica e dai gusti, fondamentalmente c'è sempre una reazione molto molto positiva a quello che io suono. Perché questo? Io per tanti anni ho detto cavolo, sono il più bravo del mondo, sono bravissimo, no? Sì. Poi uno la pensa come vuole. Dopo aver scoperto questa cosa ho detto cavolo, è il suono che è buono, che è giusto per l'orecchio umano, non è tanto la musica, è il suono che funziona. È una questione di frequenze, no? Di vibrazioni. Sì. Esatto. Cioè, è tutto legato alla matematica dell'otto, a come funziona la voce umana, perché già Verdi nell'Ottocento, Giuseppe Verdi fu il primo promotore dell'A 432 Hz, sì, in Italia e nel mondo, no? Uno dei primi. Quindi ci sono già anche dei nomi importanti. Di recente è uscita anche un'altra conferenza sullo stesso tema di Corrado Malanga, che è un grandissimo ricercatore italiano, insegnante di chimica all'Università di Pisa. Conosco, sì, sì. Con Stefano Bollani, e Stefano Bollani è uno degli ultimi adepti di questo 432, cioè pubblicamente ammesso che da un po' di tempo a questa parte si accorda 432 Hz. Quindi non sono io, tra virgolette, scusa il termine, il signor nessuno, Edoardo Casini, che lo dice, ma sono anche delle personalità molto importanti, Massimo Varini, che ha fatto una serie di video e un disco tutto a 432, sì. Interi think tank come lo Schiller Institute di Lino La Rouche, se ne potrebbe parlare per ore. Io la cosa che consiglio per chi voglia approfondire, a parte guardare il mio video, non perché sia il mio video, ma perché credo che sia una delle fonti più attendibili per farsi un'idea. Praticamente sono 2 ore. Lo consiglio vivamente. Grazie. E la seconda è quella di andarsi a leggere uno studio, che è uno studio scientifico uscito nel 2016 di Luca Di Nasso, dove hanno fatto un esperimento appunto con la musica 432 Hz e delle operazioni chirurgiche endodontiche, quindi nella dentistica, e hanno notato praticamente che il livello di stress e di ansia di queste persone sottoposte a questi interventi con la musica 432 Hz diminuivano, quindi the heart rate, quindi il battito cardiaco e la pressione diastolica e sistolica diminuivano. Quindi ci sono anche dei dati tangibili, oltre che l'esperienza doppio cieco, triplo cieco,
degli ascoltatori, no? Che ascoltano musica nelle due frequenze, preferiscono sempre quella 432, eccetera, eccetera. Quindi veramente grazie per la domanda, ma se ne potrebbe parlare per ore. Ma figurati, perché è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, quello del 432. Due o tre considerazioni. La prima è che anch'io in tutti i miei live, quando suono da solo, che sono la maggior parte, diciamo sono il 99,9% dei live che faccio, nei quali suono da solo, accordo la chitarra a 4,32 e posso confermare assolutamente che il risultato è completamente diverso rispetto a 4,40. Tu prima hai detto una cosa che mi ha incuriosito tantissimo, hai detto che ci è stato, tra virgolette, quello del 4,40 è un'imposizione. In che senso? Nel senso che delle persone legate comunque a dei centri di potere molto importanti comunque hanno fatto pressione per l'istituzione di uno standard globale appunto a 4,40, nel senso che non è stata una serie di musicisti, tra virgolette, che si sono magari confrontati, no? Esatto. Anzi, esiste un dato storico molto importante che volevo citare, appunto mi ero dimenticato prima, ora lo cito, che negli anni 70, se non sbaglio, ora non mi ricordo la data precisa, è un fatto storico comunque molto importante. Sì. In Francia ci fu un referendum con non so quante migliaia di musicisti, presso un importante conservatorio, per riportare il La a 432 Hz, come diceva Verdi. E è stato completamente silenziato questo risultato. Quindi, fondamentalmente, perdonami, perché il risultato di questo incontro, di questo meeting, fu proprio favorevole al 4,32? Ok. Sì. Okay. Esatto. E fondamentalmente niente, nel senso, secondo me, ora non voglio fare il complottista tra virgolette di... Ma no, ci mancherebbe. Comunque è un tipo di evento storico, lo potete leggere soprattutto in un altro libro che volevo consigliare, di Riccardo Tristano Tuis, che si chiama 432 Hz, la rivoluzione musicale, lo potete trovare in italiano, quindi insomma di facile reperibilità. C'è comunque una longa manus di qualcuno di potente che ha voluto questa cosa tanti anni fa. Non è stata una cosa, diciamo, estemporanea o comunque legata al caso. Per cui viene naturale pensare che chi, diciamo, diamo per vero che ci sia qualcuno che abbia voluto, abbia forzato la mano per arrivare al 4,40, viene naturale pensare che questo qualcuno sapesse benissimo quali fossero le differenze fra 4,32 e 4,40. Certo. Guarda, io ti dico un'altra cosa, che un ricercatore italiano di recente, che si chiama Luca Gavazzi, bravissimo ricercatore che riguarda soprattutto la mistica ebraica, mi ha detto: Edo, guarda, devo mandare un documento, ho scoperto una cosa incredibile, dice, mandamelo, grazie. E praticamente nella gematria, quindi nella mistica ebraica che lega i numeri alle parole, no? Il fatto che un numero in ebraico significa una parola e viceversa, mi ha detto: il numero 432 nella mistica ebraica, nella gematria, significa universo o nota del cuore, mentre il numero 440 significa morte o stregone. Che può voler dire tutto o niente. Può voler dire tutto o niente, però è abbastanza significativo. Fa pensare. Nella mistica, no, di milioni di anni fa si parlava di queste cose, insomma. Tu credi, giusto per forse magari per chiudere questo discorso, poi non so se vorrai aggiungere tutto quello che vuoi, credi che ci sia la possibilità domani di arrivare ad avere il La a 4,32? C'è qualche possibilità a tuo giudizio? Eccoci. Ecco, hai sentito la domanda? Ti eri perso? No, scusa, che
Nessun... lo stesso problema della rete SCA. Te la riformulo, è molto semplice. Ti avevo chiesto, tu pensi che ci sia modo, la possibilità eventualmente di ritornare un domani al... non di ritornare, scusami, di arrivare un domani ad avere il 4.32? C'è qualche possibilità? Bella domanda. Diciamo che secondo me sì, ma bisogna fare un lavoro di educazione. Già. Della serie, quello che sto facendo io e quello che sta facendo Riccardo Tuis, quello che sta facendo Flavio Vallega, tutte queste personalità che magari poi dopo ti passerò i link. Assolutamente. Perché c'è tanta reticenza, c'è tanta... tanto senso di, no, pseudoscienza legato a questa cosa. Ah, è una bufala, ah, una minchiata, scusa il termine. No, vai, tranquillo. È una teoria del complotto, ci sono gli alieni dietro, no. Invece è una cosa molto concreta. Io ci ho messo 10 anni quasi per uscire allo scoperto con una conferenza. In certi forum ho visto che persone vedevano il video e poi dopo, tra virgolette, ah no, ma sei un coglione, ma chi ti paga, ma statene a casa, tutte queste cose qua. Perché giustamente, come diceva Einstein, è più facile rompere un atomo che un pregiudizio. Non so che cosa risponderti, perché condivido anche le virgole di quello che tu hai detto, nel senso che mi viene così di getto dire questa cosa, no? Poi dimmi tu anche che cosa ne pensi. Il problema è che quando tu vivi in una società, ma questo anche a livello politico è così, a livello umano, quando tu vivi in una società che ha dei paradigmi talmente radicati, talmente tuoi, ci sei cresciuto, ci sei nato, ci sei cresciuto e probabilmente ci morirai di vecchiaia con quei paradigmi, la prima persona che salta fuori è dire ma forse questa cosa potrebbe funzionare meglio se la facessimo così, diventi un complottista, un pazzo, un deficiente, uno stupido. Non è così? È vero. È proprio così. No, poi fondamentalmente siamo tutti abituati a suonare a 4.40 da sempre. Arriva uno, no, con il capello arruffato che ti dice no, guarda che tutta la musica è sbagliata perché è passata sul 4.40. Sei un pazzo. Allora io sono quello che ha sbagliato tutta la vita, no? Sei te che non capisci niente. Poi magari gli porti 100 documenti, 1000 esperienze, quello, quell'altro. E sono tutti fake. No, tutti così. Non vedo, non sento, non parlo. E non voglio accusare nessuno, io parlo delle relazioni negative che ho avuto nei miei confronti. C'è gente che anche mi ha attaccato personalmente. Sei un deficiente, idiota, anche con insulti pesanti, no? Sì, esatto. Lo so, è una cosa tristissima questa. Però devo dire che il feedback è stato talmente positivo dall'altra parte che, scusa il termine, me ne sbatto proprio altamente, nel senso sono contento del lavoro che ho fatto, anche perché non mi paga nessuno, non ho nessuna massoneria dietro che mi dice di fare le cose, nessun tipo di... È la roba più genuina del mondo quella che ho fatto, nel senso che sono io con le mie informazioni e quelle di tanti altri e basta, fondamentalmente. Quindi se è piaciuto come tema e anche altri se ne stanno occupando, sono molto contento, insomma. Benissimo, per cui... Lo possiamo dire, tu sei favorevole, vabbè, domanda sciocca la mia, lo so, nel modo che lo dico subito. Tu saresti assolutamente favorevole alla dotazione in tutto il mondo del 4.32? Sì, assolutamente. Sarebbe secondo me un mondo migliore suonando a 4.32. Anche heavy metal. Sì, io faccio musica il 99% delle volte a 4.32, quell'1% riguarda situazioni in cui magari non ho il controllo del progetto, capito, no? Magari mi chiedono di fare un assolo, mi danno dei soldi, ora non per fare il discorso denaro, no?
uno si vende per, però a certe occasioni è impossibile convertire magari un progetto già fatto, no? Tutte quelle storie lì. Però io tutta la mia musica, tutta 432, anche i The Sourz, la roba mia solista, eccetera. Eh beh, è una scelta. Ci metto la faccia, cioè. Ma guarda, siamo in due, guarda, ci stiamo mettendo la faccia in due, vai tranquillo. Tu come lo vedi, Edo? Come lo vedi il... questa è una domanda veramente molto impegnativa, eh? Come lo vedi il panorama musicale mondiale del futuro? Quali sono gli scenari? Adesso, al di là poi del 4.40 o 4.32 che sia, comunque, diciamo, in linea generale, com'è la musica del futuro? Secondo me la musica del futuro è fatta in casa, detta proprio brutalmente, nel senso che stiamo diventando tutti imprenditori di noi stessi come musicisti. Io già mi sono ispirato a tante personalità come Devin Townsend, per esempio, il cantante degli Strapping Young Lad, ex Strapping Young Lad, che ha 1000 progetti solisti, eccetera. E lui produce, canta, suona il basso, suona la chitarra, mixa, cioè... È sparita l'epoca in cui c'è il chitarrista, no, così in studio, tra virgolette, fondamentalmente che si beve il birozzo e fa solo l'assolo e poi prende milioni di euro, no. Oggi devi essere a 360 gradi e nel futuro sarà sempre più così, perché la tecnologia sta avanzando dei livelli pazzeschi. E ancora non è tutto. E ancora non è tutto. Oggi ci sono dei plugin che ti permettono di ottenere dei suoni pazzeschi anche in cameretta tua, fondamentalmente. Sì. Lo sai che ho notato, sono usciti ultimamente degli emulatori di batterie acustiche che sono 10.000 volte meglio, più belli di batterie acustiche vere. Guarda, su qui bisogna poi vedere, però sono d'accordo, nel senso che comunque quello che volevo dire io è che il futuro della musica siamo noi, individui, non sono le etichette, non sono le cose, cioè, per quanto io collabori con etichette, non voglio parlare mai di nessuno, anzi... No, ci mancherebbe. Anche le etichette stesse si sono dovute adattare al mercato, al cambiamento, eccetera, quindi massima stima, massimo rispetto. Però il futuro della musica sono i musicisti da soli, nel senso collaborare con online, le lezioni online su Skype. Anche a livello di produzione, allora, io posso oggi fare completamente un disco da nuovo da solo a casa. Sì, se hai gli strumenti, i plugin giusti, la giusta roba da smanettare e sai suonare, ovviamente. Certo, chiaro. Oggi in casa puoi fare miracoli, me lo diceva Steve Vai, non a me personalmente, ad una clinic nel 2008, con un Mac, diceva: ragazzi, oggi con questo affare potete fare i numeri. Io vedo che il futuro della musica è la self-publishing, self-recording, self-taught, self-teaching, tutto serio, nel senso che della serie magari esisteranno ancora le etichette, e lo spero, perché comunque un'etichetta buona è molto importante, però anche loro dovranno adattarsi, eccetera. Però il musicista dovrà diventare sempre più indipendente, registrarsi le batterie in casa, registrarsi le chitarre in casa, registrarsi il basso in casa, cantare sul microfono in cameretta, mixare tutto. E ci sono già persone nel genere che piacciono a me che fanno così da tantissimi anni, cioè della serie Periferi, che sono assieme ai Tool il mio gruppo preferito in assoluto, proprio della vita in generale. Sì. Fondamentalmente hanno registrato tipo il primo album completamente con chitarre simulate, batterie elettroniche, quindi coi pad, sì, basso che hai e la voce registrata in casa. Se lo senti, suona, dici: porca puttana, questo è un fatto. È un prodotto eccezionale. Da Rick Rubin. Certo. Che ovviamente sanno suonare, sanno produrre, sanno. They know what they do. You know what I mean? Cioè della serie. I know what you mean. Certo.
Quindi il futuro della musica per me è anche il discorso live, il discorso concerto, tour, cose varie. Però molto probabilmente sarà molto di più sul lato del self tutto. Self everything. Ascolta, che già è così. Che già è così, ma no, infatti adesso mi hai fatto nascere una curiosità, no? E per quanto riguarda i live? Per quanto riguarda i live... Che cosa pensi? Penso che da un certo punto di vista il discorso dei live sia molto interessante, perché comunque la musica va... needs to be experienced live, nel senso che comunque il gusto di andare a vedere un gruppo dal vivo non te lo deve togliere nessuno. Però il business del live, anche quello si sta evolvendo, nel senso che sono tante band che si organizzano i tour da sole, tante band che lavorano magari con delle booking agencies molto piccole, però molto pervasive. Io conosco una band, ora cito anche il nome tranquillamente, che si chiama Dorje, inglese, che ha finanziato praticamente il primo tour importante che hanno fatto in Inghilterra, affittandosi da soli un tour bus con il crowdfunding. Addirittura? Cioè, praticamente avevano offerto una vacanza di non so quante settimane alle persone che avrebbero messo, non so, £1,000 per il loro bus, tour bus, e per le date fondamentalmente. E loro sono andati in tour, loro facevano i concerti e la gente che andava in tour con loro andava ai concerti e poi si faceva dire nelle città dove suonavano loro. No, fantastica questa cosa. È estremamente futuristica come cosa, comunque. E infatti il chitarrista della band, Rabea Massad, tra l'altro io l'ho anche conosciuto anni fa quando stavo in Inghilterra, è una delle personalità più importanti su internet, nel mondo della chitarra metal, insomma, adesso, perché mette video su YouTube, i tutorial su come suonare, tutte queste cose qua fondamentalmente, cose che tra l'altro faccio anch'io, insomma. Ascolta, la domanda successiva che volevo farti è assolutamente conseguenziale a tutto quello che tu hai detto fino adesso. Per come la vedi tu, come sono, che cosa... No, voglio cercare di essere un pochino più diretto. Io che voglio cominciare a suonare uno strumento oggi, posso crederci? Ho la possibilità di iniziare? Quali scenari posso avere davanti relativamente al fatto che sto iniziando oggi a suonare la batteria, se non la chitarra, se non un pianoforte? Cosa possiamo dire alle nuove leve, alle nuove generazioni, i nuovi ragazzi o meno ragazzi che si affacciano al mondo della musica? Allora, io risponderei a questa domanda con due punti. Il primo punto è studiare tanto, cioè prendere lezioni dai migliori, anche a costo di pagare tanti soldi, quindi andare a clinic, andare a seminari, cose così. Comunque chain lessons, cioè, quindi insomma farsi il mazzo molto serrati, studiare tanto, suonare tanto, suonare soprattutto con gente vera, perché va bene il video su YouTube, io l'ho fatto uno ieri di video su YouTube per un contest, ma io c'ho 8 band, suono con 50 persone della serie che la musica la vivo nel mondo reale, ora parlo per me. Certo. Però questa cosa ha fatto molto di più che star lì 10 ore sui forum, no, a postare video stupidi fondamentalmente. Quindi suonare, studiare. E poi il secondo suggerimento è puntare sulla qualità. Puntare sulla qualità del suono, puntare sulla qualità delle canzoni, quindi imparare bene a scrivere canzoni, tra virgolette, fondamentalmente. Quindi è importante secondo te la ricerca del proprio suono? Cioè, è la cosa più importante di tutte. Okay. Non tanto del suono del plugin di chitarra che suona. No. Del sound. Il sound. Quello è fondamentale.
Comunque, ecco, puntare sulla qualità significa, io per dire ho fatto anche un seminario tanti anni fa, 10 anni fa, oddio, ho passato così tanto tempo, alla Berkeley di songwriting, solo una settimana, solo esclusivamente sul songwriting, per imparare ancora di più a suonare fondamentalmente, a scrivere canzoni, che è la cosa più importante di tutto. Ed è una delle cose più difficili. Scrivere canzoni. Sì, però il discriminante tra il successo e l'insuccesso sono la qualità delle canzoni. Se vai a vedere i gruppi, ti faccio un esempio nel metal. Sì. Tutti conoscono i Pantera, li conosci anche tu sicuramente. Assolutamente, no? Sì. Nessuno conosce il gruppo da cui hanno copiato i Pantera, gli Exorder. Non conosco. Glam metal, glam rock, sleep rock per 5 dischi, poi hanno sentito gli Exorder che facevano già groove metal a fine anni 80, ho detto cavolo, ma questi suonano, spaccano il culo, ma facciamo la roba che fanno loro. Perché gli Exorder non sono diventati, tra virgolette, nessuno e i Pantera sì? Perché i Pantera hanno scritto delle canzoni immortali, Cemetery Gates, Cowboys from Hell. Però tu dici ricalcando l'idea di quegli altri. Sì, ora, questa era una parentesi per raccontare un aneddoto, però per dire perché certe persone, magari braverrime, neanche esiste il termine braverrime. Non importa, ce lo inventiamo noi. L'ho coniato io. Lo sdoganiamo noi oggi. Lo chiamiamo noi, esatto, non hanno tra virgolette successo, perché magari la qualità delle canzoni che scrivono non è all'altezza. Poi ci sta il posto, ci sta il avere una lineup forte, ci sta tutta una serie di cose. Però avere il proprio sound è importantissimo e scrivere dei pezzi della Madonna. Quello è il vero obiettivo di un songwriter, di un musicista. Perché sennò di che stiamo a parlare? Cioè, come un cuoco che non sa cucinare. Certo. Però io conosco gli ingredienti, li cucina bene. Certo. Quello il fatto. E per cui chi oggi vuole produrre musica, vuole produrre canzoni, ora che magari io le voglia produrre da solo, come solista, o abbia la mia band e le voglia produrre con loro, quello che mi stai dicendo è che secondo te la cosa più importante è lo studio. Sì, 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 sì. Per cui anche chi si affaccia oggi al mondo della produzione musicale, anche self-made, ok, fatto homemade, sì. Il consiglio che tu dai qual è? Il più importante è quello dello studio? Che si affaccia come produttore, dici? A livello sì, a livello di produzione, perché voglio, non lo so, invento, voglio produrre della musica mia, voglio produrre nuovi brani miei da solista o col gruppo, non lo so, il consiglio più grande che puoi dare è questo, cioè comunque di avere una preparazione tecnica a priori prima di entrare nel mondo della produzione. Assolutamente. Ok. Cosa fa ora, ultima frase, giusto per dice, cosa fa un atleta prima di andare in gara? Riscaldamento e allenamento. Certo. Anche mi viene, no, infatti è come paragone è giustissimo, perché io mi vedo il 100 metrista che vince il record mondiale in una gara che durerà quanto? 12 secondi, 15 secondi? Ci sono anni e anni di preparazione prima per arrivare a fare quei 12 secondi di gara. Sì, sì, certo. E lo possiamo rapportare alla musica. Esatto. Comunque sempre viva la musica, lo possiamo dire. Assolutamente. In ogni forma, in ogni modo. Ci servono secondo te, adesso mi sta venendo fuori questa domanda, te la faccio così. Ci servono nuove generazioni di musicisti oggi? Di brutto. Soprattutto batteristi. Soprattutto batteristi. Perché? Curiosa questa cosa. Perché? No, c'è una leggenda che i chitarristi sono troppi, i batteristi sono pochi. Beh, non è tanto leggenda, No, era una battuta, perché è vero. È vero. È vero.
Nel senso, sì, servono nuove leve, nuovi musicisti. Per fortuna in Italia ce ne stanno tanti. Basta saper cercare, però. Perché se stai fermo, immobile, guardi X Factor, dici, però la musica, scusa il termine, è una merda. Vai nell'underground, vai a scovare i dischi dei under 30, dei under 40, under 50, che magari fanno questi generi qua, o anche altri generi, pop, rock, quello che è. Trovi fuori una marea di gente talentuosissima, di brutto proprio, però ne servono di più. Che però, gente talentuosissima, che però purtroppo non è passata per Maria De Filippi o X Factor o The Voice, e allora rimane nell'underground. Riparto dalla domanda che ti ho fatto, va bene? Sì, certo, vai, vai. Allora, no, ti dicevo, la domanda era questa. Tutte le persone talentuose di cui tu hai parlato, e che so benissimo che sono tantissime, non hanno avuto successo, tra virgolette, forse perché non sono passati né per X Factor né per Maria De Filippi. È questo? Ma non necessariamente, magari semplicemente perché fanno musica troppo colta. Ok. Nel senso che fondamentalmente... Me ne viene in mente uno che insomma conosco da poco, si chiama Edoardo Taddei, un chitarrista di neanche 20 anni, che ha fatto un disco eccellente, che si chiama Nemesi. Sì, suona dal vivo, però non è conosciuto come, che ne so, Albertino. Cioè, ora so che è veramente Albertino, però perché fa prog metal, rock, strumentale, roba ultra sofisticata, ultra figa, però ci vuole anche l'orecchio dell'ascoltatore oltre che l'orecchio del musicista. Che deve avere una certa educazione. Sì, certo, assolutamente. Per cui per questo che dico, mi dai ragione se dico che nel mondo musicale a 360 gradi c'è un sottobosco rischissimo. Sì, assolutamente, basta saper cercare. Basta saper cercare. E la sapienza di cercare te la dà che cosa? Lo studio. Lo studio e la cultura musicale. E la cultura. Io quando ero ragazzino, ti racconto quest'altro aneddoto, passavo le ore su Metal Italia, su Rock Hall, su Onda Rock, su True Metal, a scovarmi le recensioni dalle più importanti alle più sconosciute fondamentalmente. Quindi è stato, diciamo, the background per la mia crescita musicale. È anche vero che possiamo dirlo, che tu allora sei una persona fortunata, perché comunque hai distinto questa tua propensione ad andare a ricercare le cose particolari, ad andare a studiare le cose. Non tutti ce l'hanno, no? La maggior parte della gente che ascolta musica l'ascolta sotto la doccia una volta ogni 2 giorni, così, oppure mentre cucina si mette Spotify, qualche playlist, e chi se ne frega, chi si è visto, o in macchina neanche. Eh già. Radio. Quindi, già. Di che stiamo parlando? Di niente. Va bene, Edo, ascolta, noi siamo arrivati alla fine di questa bellissima e ricchissima puntata e ricchissima chiacchierata. Ascolta, ci sono dei recapiti che tu vuoi lasciare, non so se un indirizzo mail rispetto a un tuo link di YouTube o Facebook, dove possiamo trovare Edoardo Casini nel web? Allora, dappertutto praticamente, quindi faccio prima a dare un paio di link. Su YouTube, il mio canale che si chiama come me, Edoardo Casini. Trovate il link in descrizione. E poi la mia pagina Facebook personale è quella d'artista, che si chiama come me, Edoardo Casini, perché insomma pubblico tutto lì, quindi tutte le varie band, progetti, cose non le sto a citare perché tanto pubblico tutto lì e potrete trovare tutto lì. Ottimo. Ascolta, io direi di salutarci dicendo una banalissima evviva la musica. La musica, sempre comunque. Ciao Edo, grazie mille, un abbraccio. Ciao caro. Ciao. Ciao.